Ciao ragazzi, sono appena tornato da Imola dove si è svolta l'ultima gara del CIV e dove è successo questo. Zanetti già l'attacco, la difesa. Oh! Wow! Da dove è passato? Mamma Ma mia! no! Pirlo, è finita! È finita, è finita, è finita così, che peccato! Ho deciso quindi di fare il primo post GP del canale ed è un format che non ho mai fatto né per la MotoGP né per la Superbike perché non mi piace parlare di cose che non vivo personalmente, ma è anche vero che per il CIV non l'ho mai fatto e vediamo se può essere un'idea per il prossimo anno. Comunque, veniamo al sodo, voglio parlare dell'incidente tra Pirro e Zanetti. Non ci voleva, è finita così. Fermate Michele, ho l'impressione meglio. So se è la gomma, Michele Pirro che prende gli applausi del pubblico. L'incidente di gara 2 è uno di quegli episodi che fanno discutere, dividono gli appassionati e nella storia del motorsport in generale, quando ci si gioca il titolo all'ultima gara, è una cosa che è già successa. È andata così, andiamo a rivedere Ah, qui Zanetti sbagliato. lunghissimo, abbatte Michele Pirro, questa è la realtà dei fatti. Voglio subito dire che Zanetti ovviamente non può averlo fatto apposta. Questa cosa toglietevelo dalla testa. Se lo pensate, vuol dire che non avete idea di cosa voglia dire correre in pista su una moto. È stato un errore di Zanetti, sicuramente, e adesso vediamo perché ha fatto questo errore. Partiamo da gara 1, però. Zanetti all'ultimo giro è in testa e chiude tutte le porte. In una pista come Imola, che già di per sé è difficilissimo passare, l'ultimo tentativo che uno può portare all'attacco è la variante bassa, prima da bandiera scacchi. La situazione ne approfitta Bernardi, è il finale di gara, arrivano alla variante bassa, cade Michele Pirro, clamoroso, colpisce nel contatto con Bernardi, alla fine vince Lorenzo Zanetti, del bianco è secondo e sul podio va anche Samuele Cavalieri con l'altra griglia, nuova M2 Racing, nuovo leader di campionato. Zanetti va lungo, Pirro vede che sta andando lungo, ma prova lo stesso a chiudere la curva e l'anteriore lo scarica. Zanetti vince e Pirro finisce nono. Quindi, calcolatrice alla mano, in gara 2, se Pirro vince, Zanetti deve arrivare per forza secondo e da qui inizia l'errore. Ovviamente con gli altri piloti come Del Bianco e Bernardi e avendo anche come outsider Stamburini, Vitali e Cavalieri, non è così scontato arrivare secondo. L'obiettivo di Zanetti è sicuramente quello di stare più attaccato possibile a Pirro e non lasciarselo scappare. E in una pista dove comunque si fa fatica a passare, appena uno ti mette le ruote davanti, tu devi cercare subito di rispondere. Ed è quello che succede. Pirro è primo, Zanetti viene passato da Del Bianco e lui, prima della variante bassa, si infila all'interno sul verde. Ed è una traiettoria, diciamo, anomala, strana, e questa cosa qui porta sicuramente l'errore del riferimento in staccata di Zanetti, che va lunghissimo, tant'è vero che io ero lì, in quel punto lì, guardavo, e prende Pirro a una velocità impressionante, sarà stato boh, 10-20 km all'ora più forte rispetto al solito. E questa cosa è confermata anche dal lungo di Del Bianco, che venendo sopravanzato da Zanetti, sicuramente ha tentato anche lui di forzare un po' la staccata, ma si è visto lungo e, essendo però qualche metro dietro, è riuscito a rialzare e a evitare l'impatto, cosa che Zanetti non è riuscita perché probabilmente superando interno il pilota Yamaha ha avuto una traiettoria diversa dal solito, in una posizione sicuramente meno comoda per frenare ed evitare l'impatto. È stato secondo me un
Un incidente di gara sicuramente brutto da vedere, ma assolutamente non volontario. Può essere volontario una toccatina e una conseguente scivolata, ma un impatto di questa portata assolutamente no, anche perché il rischio di farsi male era per entrambi. Poi la peggio l'ha avuta Pirro perché nonostante sia riuscito a finire la gara, comunque ha una caviglia fratturata, si deve operare. Però fa parte del motorsport, diciamo così. Bene, io ho detto la mia, fatemi sapere se la pensate come me o diversamente e ci vediamo al prossimo video.